E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un film che ho scoperto una perla nei meandri di Prime Video, veramente carina, semplice, non vi aspettate chissà che cosa, però carina. Sto parlando del film The Renegade. Allora, la trama è che praticamente parla di questo irlandese che, come sappiamo, gli irlandesi vengono sempre massacrati dagli inglesi in tutta la storia, ok? E praticamente questo irlandese torna dalla guerra che ha fatto per l'Inghilterra in Afghanistan, sì, anche l'Inghilterra ha fatto una guerra in Afghanistan nel 1800. E più o meno in quel secolo, non mi ricordo bene quando, e praticamente torna a casa e scopre che la sua famiglia praticamente è stata quasi distrutta dalla fame, gli inglesi li trattano malissimo e lui che comunque gli rode il culo perché ha pure combattuto per questi stronzi. Poi, andando avanti, piano piano praticamente sterminano tutta la famiglia facendola morire di freddo e di fame. Mentre lui non c'è, viene anche ingabbiato perché appunto prova semplicemente a chiedere di essere trattato con più rispetto e la sua famiglia uguale, perché comunque lui è un soldato della corona e quindi si dà alla macchia. Ammazza tutti quanti i poliziotti e prende come, diciamo, obiettivo il fatto di dover uccidere quello che ha dato l'ordine praticamente affamare gli irlandesi. E naturalmente anche tutti quelli che gli sono attorno. D'altro canto viene chiamato invece quest'altro ispettore, che anche lui ha fatto la guerra in Afghanistan insieme a questo, che invece viene ingaggiato per catturarlo. E infatti c'è una bellissima guerra emotiva di questo personaggio che non sa se farlo oppure no, perché comunque è un suo commilitone, ex commilitone. Ha ragione, perché a livello umano ha ragione, però è vero pure che l'hanno costretto tramite un debito e quindi non sa che fare. E viene affiancato da questo nobilotto inglese e questo ragazzo di merda, veramente da gonfiare di botte, che è impersonato dall'attore che forse odio di più negli ultimi tempi, chiamato Barry Coogan. Io non so se sapete chi è, vi faccio un esempio, ma è quello che ha fatto Il sacrificio del cervo sacro e farà il nuovo Joker. Perché, ragazzi? Perché questo qua è uno di quei coglioni che viene scelto semplicemente per il suo passato difficile, perché ogni tanto così a Hollywood e in generale nel cinema gli va di prendere uno di quei proprio scarti della società e dire: ah, siccome dobbiamo dimostrare alle persone che tutto è possibile e che tutti ce la possono fare, adesso prendiamo questo scarto della società e lo facciamo diventare un divo di Hollywood. Indovinate un po'? Hanno fatto lo stesso con lui, perché lui è uno che è stato in riformatorio, che c'aveva il padre drogato, a madre pure, che sono morti d'overdose, insomma c'ha avuto una vita di merda, per carità, però sicuramente non è un attore. E infatti in tutti i film che fa cagare, perché l'unica cosa che sa fare con suo bel faccino è farti vedere come c'ha il suo sguardo freddo e basta, fine. Infatti se lo metti in un altro personaggio come in questo film vedi quanto fa schifo, perché io vi giuro, in tutto il film l'unica cosa brutta è stata lui, ma non perché lo odio, oggettivamente in tutte le cazzo di scene lui fa un soldato inglese del 1800. Sapete che cazzo vuol dire? Che sono tutti quanti come le guardie inglesi davanti a Buckingham Palace, che stanno impalati così e che anche se gli scorreggi sul naso non fanno un tic con l'occhio. Indovinate un po'? Lui fa il fighetto di quartiere. Lui fa il fighetto di quartiere di merda. Cioè, vi rendete conto? Che lui in tutto il tempo fa tutto così, tutto. Oh, no, perché. Oh, nel 1800 inglese. E per di più non si sta un cazzo di momento fermo. Tutta la scena viene sporcata anche quando l'attenzione non è rivolta su di lui. Da lui che si muove come un ubriaco coglione.
perché non sa come muoversi in scena. E io lo so come ci si muove in scena, perché lo vedi dagli attori fatti bene come si muovono in scena. Non te la sporcano la scena, perché se nella scena la cosa importante sta lì, tu che stai di qua e stai solamente per riempimento, non me devi romper cazzo a livello visivo. Invece no, lui romper cazzo tutto il tempo. Ma per fortuna, piccolo spoiler, poi muore. E quindi per metà del film poi tirerai un sospiro di sollievo, veramente, in cui dici: ah, finalmente posso godermi queste scene senza quel coglione che fa dindolo lì, che non sa stare fermo, ok? E una cosa che devo dire, l'ispettore che va in ricerca del protagonista è l'attore che ha fatto Teschio Rosso e Elrond del Signore degli Anelli. Quindi comunque un attorone che io amo, spettacolare, che quindi appunto per questo pure ho odiato profondamente Barry Keoghan, perché nella stessa scena tu vedi questo mostro sacro affiancato da sto coglione e quindi stai lì e nemmeno dici, che ne so, appunto quello si muove come un ubriaco, ma qui sono tutti quanti cretini come lui, e quindi non te ne accorgi troppo, ma vedi proprio lo stacco tra i due attori e quindi tiro del culo. Comunque, la trama va così, non vi voglio spoilerare altro perché non vi dico nulla, però è molto carino e vi lascerò scoprire a voi come va a finire. Comunque, come trama io darei un bel 8. Semplice ma figa. Dai. Personaggi. Allora, personaggi ci sono, dai, possiamo dire 4. Allora, il protagonista è uno di poche parole. Uno che si fa rodere il culo, che comunque non è che fa vedere molto appunto l'odio che ha per queste persone. Rimane molto impassibile perché è un soldato, perché rimane fermo, ok? Cioè è abituato alla morte. Però comunque fa capire tramite le sue azioni che è incazzato, e non poco. Va ad ammazzare tutti quelli lì che praticamente c'entrano qualcosa con la morte della famiglia. Mentre l'ispettore è molto più espressivo. Anche lui è un soldato e quindi non è che sicuramente si metta a piangere, però fa vedere di più questo combattimento emotivo tra quello che deve fare e quello che vuole fare. Ed è spettacolare questa cosa. Poi, come altro personaggio, non ci metterò assolutamente il soldatino, perché tanto non è chissà quanto utile alla trama, per fortuna. Ci metto il nobilotto inglese, perché il nostro nobilotto inglese si vede lontano un miglio, che è proprio il classico tipo: obbedisco ciecamente alla corona perché tanto io sto bene, sti cazzi dell'altri. E questi sporchi irlandesi, così, mentre sta intanto con la sua giubba rossa e la sciabola da ufficiale a cazzeggiare un pochino. Però anche lui c'ha un po' di figaggine, perché comunque è un personaggio che ci sta nell'epoca, ci sta. Mentre poi ci sta l'altro nobile, però più importante, proprio tipo Lord, cose del genere, che sta lì in Irlanda e che è quello lì che proprio fa le leggi per rompere i coglioni agli irlandesi, e praticamente lui è proprio il classico tizio stronzo che non gliene fotte una sega degli altri e che l'importante è che sta bene lui, pure lui, e che proprio sfrutta la gente tanto per farlo, perché comunque nemmeno servirebbe fare così tanto greve. E come personaggi qui darò un 7, perché comunque è quello che serve, più qualche puntina qui e là. Sicuro non è uno di quei film in cui i personaggi ti rimangono chissà quanto impressi, per quanto sia carino. Poi, obiettivo. L'obiettivo secondo me era portare un film che renda giustizia comunque a quello che è la situazione irlandese da penso sempre e per di più con appunto una storiella carina, con degli attori, alcuni bravi altri no, e devo dire pure qua darò un 7, niente di più. Voto finale io direi un 7 più, e ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Renegade.